Buonasera, 14.55, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000, vediamo le principali notizie di oggi. Ho accettato l'offerta di PD e più Europa, Carlo Cottarelli scioglie la riserva e annuncia la candidatura alle prossime elezioni nelle liste del centro-sinistra. Sono dispiaciuto per la divisione con Calenda, ha detto in conferenza stampa a Roma, ma la visione del futuro e gli avversari sono comuni. Kiev rivendica l'attacco in Crimea, l'obiettivo era una base aerea russa, questa guerra finirà solo con la liberazione della regione, afferma Zelensky, mentre continuano anche gli attacchi a Zaporizhia, non distanti dalla centrale nucleare. Scambio di accuse tra Ucraina e Russia che chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Negli Stati Uniti, dove oggi Donald Trump sarà interrogato sotto giuramento nell'ambito dell'indagine sulle presunte frodi al fisco della Trump Organization, l'associazione che amministra tutte le attività dell'ex presidente. Sarò a New York, ha scritto sui social il tycoon, per la più grande caccia alle streghe della storia degli Stati Uniti. In autunno l'Agenzia Europea del Farmaco darà il via libera al vaccino contro tutte le varianti e le sottovarianti del Covid finora conosciute, Omicron compresa. Lo ha annunciato un portavoce dell'ente regolatore in un comunicato. Si tratta di un vaccino sviluppato dalla Pfizer. Il maltempo invece ci porta nella provincia di Avellino, un fiume di fango a Monforte Irpino ha travolto decine di auto e ferito una persona. Poteva andare molto peggio, ha dichiarato il sindaco. Il violento nubifragio ha causato danni che verranno quantificati nelle prossime ore. Allerta massima anche oggi, fa sapere la Protezione Civile. E non si ferma la corsa dei prezzi in Italia, l'Istat conferma l'inflazione, i prezzi sono cresciuti dello 0,4% rispetto a giugno e del 7,9% rispetto all'anno scorso. Aumenta anche il costo del cosiddetto carrello della spesa che si porta a più 9,1%, registrando un aumento che non si osservava da settembre del 1984. E sono almeno 50 i migranti dispersi al largo dell'isola greca di Karpathos nel mare Egeo a seguito di un naufragio dell'imbarcazione partita dalle coste turche. La guardia costiera greca è al lavoro dalle prime luci dell'alba e ha tratto in salvo 30 persone. Secondo testimoni sarebbe stata sovraccarica e non avrebbe potuto trasportare a bordo così tanti migranti. E Mattarella sceglie di nuovo la Sardegna per le sue vacanze estive. Il capo dello Stato è atteso oggi pomeriggio ad Alghero, dove verrà ospitato nella foresteria dell'Aeronautica Militare. 10 giorni di stop per il presidente prima di far ritorno a Roma, nella tenuta presidenziale di Castelporziano. 14.58, l'informazione per il momento finisce qui, ma vi aspetto con tutti gli aggiornamenti alle 18.30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento.